Buongiorno a tutti e bentornati su Gaming Galaxy in nostra compagnia. Con l'avvento di febbraio e i vari articoli che escono sulle varie testate giornalistiche è giunto il momento che anche noi di Gaming Galaxy torniamo su The Division 2 e facciamo quattro chiacchiere per darvi tutti gli aggiornamenti del caso fino all'uscita del gioco. La prima news è che all'uscita del gioco sul nostro canale Twitch ci saranno i ragazzi dei T-Rex sempre in live. Questo non solo sarà un salto di qualità per tutti coloro che seguono il titolo, in quanto potrete parlare con i player per farvi dare una mano, ma porterà sul canale ovviamente parecchi video con spiegazioni vari ed eventuali, missioni, step da seguire, zona nera e chi più ne ha più ne metta. Questa volta però non ci saranno le build che nel primo capitolo avevano preso la maggior parte dello spazio nel canale, ma sarà il gameplay e le live a farne padrone. Detto questo, che è una news comunque interna che volevamo darvi, passiamo alle prime news vere e proprie. Come tutti sappiamo, Ubisoft ha deciso di vendere i propri giochi sul programma di Epic Games, i creatori di Fortnite per intenderci, ma qualcuno si è posto la domanda, cioè il perché di questa scelta? Beh, vi rispondo io. Ubisoft non è in grado, e qua dico ma va, di mantenere il suo stesso store, o per meglio dire di gestire sia il suo store che le community aggregate. Inoltre, passando su Epic Game, possono sfruttare gli anti-cheat che i giochi della Epic usano già. Così facendo si elevano due grossi problemi. Il primo è che Uplay è il peggior sistema mai creato, ultra buggato, ma soprattutto è iper hackerabile, non so in quanti vi avranno rubato gli account, a me è successo già tre volte. Il secondo è che non devono più pensare loro stessi alla sicurezza del gioco, che passa nelle mani di Epic Games. A parer mio è un'ottima scelta, brava Ubisoft che hai capito i tuoi difetti. Le altre novità sono uscite chiaramente in questi giorni. Ubisoft, o meglio la Massive, ha svelato le modalità che ci saranno in game al lancio. Guardando il passato hanno capito, perlomeno, gli errori commessi e già dal lancio avremo 4 modalità diverse. La classica modalità PvE, quindi la storia, che la stessa casa madre dichiara di circa 40 ore di gioco. È tantissimo 40 ore, considerando il capitolo precedente che in circa 12 si riusciva a finire completamente. Se così fosse, direi ottimo. La modalità, ovviamente zona nera, in cui ne parlerò in un altro video più dettagliatamente perché è veramente ampia, e due modalità PvP, cioè dominio e schermaglia. Già così sarebbe abbastanza per dare una buona sensazione di questo nuovo titolo della Massive, ma, e qua aggiungo io, avendo visto l'alfa e comunque avendola giocata in pratica col mio compagno Slade, con la modalità PvE così sviluppata, oltre alla storia principale, direi che il tutto completa un titolo che alla sua uscita, sappiamo, non deluderà nessuno, né dei vecchi né dei nuovi giocatori. Concludo nel dire che, con queste premesse, speriamo veramente che il prodotto che ne scaturirà sarà un ottimo titolo su cui poterci passare tranquillamente un migliaio di ore. Con questo primo video è tutto e noi ci riaggiorniamo al prossimo. GG a tutti quanti!